Nemmeno il maltempo che ne ha causato il posticipo di 2 settimane ha fatto desistere i tanti appassionati di runner che sabato 1 ottobre si sono riversati nel quartiere di Gimarra a Fano per prendere parte ad una gara che, stando agli stessi atleti, è tra le più belle del nostro territorio grazie ai panorami suggestivi che regala il suo percorso. La Corrifano 2022 può essere definita, senza alcun timore di smentita, un'autentica festa dello sport, alla quale hanno partecipato quest'anno in 250, compresi tanti bambini che hanno dato vita a gare con mini circuiti riservati e gli amici di Borgo, il 40enne fanese tragicamente scomparso a giugno del 2019 e al quale era dedicata la camminata non competitiva di 4 km. Alla competizione ufficiale di 8,4 km invece, giunta alla 26esima edizione, si sono presentati podisti da Marche, Emilia Romagna e Umbria, e a tagliare il traguardo per primo in 28 minuti e 54 secondi è stato Eugenio Calcina del Grottini Team Recanati, che ha preceduto Luca Bauchiero della SD Marotta Mondolfo Run e Francesco Tornati del GAP di Bologna, rispettivamente di 49 secondi e 1 minuto e 10 secondi. Primo rappresentante fanese è stato Gianmarco Bertini del gruppo podistico Fano Corre Lamberto Tonelli, che è transitato sotto il gazebo Avis CSI in 30 minuti e 37 secondi. La medaglia d'oro in campo femminile è andata invece a Luana Leardini del GAP di Bologna, che ha percorso la distanza totale in 34 minuti e 25 secondi, facendo il vuoto alle sue spalle. La seconda classificata, infatti, Penelope Crostelli della podistica Valmisa, ha tagliato il traguardo in 36 minuti e 15, appena 14 secondi prima della fanese Sara Collesi, giunta terza. Alla cerimonia di premiazione, dove oltre ai vertici CSI e Avis ha partecipato anche l'assessore allo sport del comune di Fano, Barbara Brunori, sono stati attribuiti riconoscimenti anche per i primi classificati donatori di sangue e per le 3 società più rappresentate, che nello specifico sono state Fano Corre, ASD Marotta Mondolfo Run e Gruppo Sportivo Lucrezia. Con la Corrifano 2022 si è chiusa di fatto la lunga stagione estiva CSI. Ora spazio ai campionati di pallavolo, calcio a 5 e calcio a 8 maschili e alla grande novità della stagione, il calcio a 5 femminile.